Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e benvenuti quest'oggi qui nella sala ipogea della Memo, uno dei posti forse più suggestivi di Fano perché di recente appunto è stato ristrutturato ed abbiamo quindi il piacere di essere in una sala assai non solo tecnologica ma anche bella da vedere. Chi sono io? Mi presento per potervi salutare meglio. Mi chiamo Federico Lucarini e sono il presidente dell'associazione Arcadia, il viaggio e la storia. L'associazione Arcadia è praticamente una realtà culturale che si interessa a realizzare video documentari di carattere culturale e storico e grazie a chi poi presenterò, ovvero Michele che è la mia sinistra, e anche grazie ad altre reti televisive ci permettono appunto di poter divulgare queste informazioni, questi nostri racconti. Infatti quello che a noi piace spesso e volentieri dire è che al posto di narrare attraverso un articolo di giornale, un documentario scritto, cerchiamo di raccontarvelo in maniera un pochettino diversa, un po' facendo la voce dei grandi. Infatti il format che utilizziamo è un format che fa un po' il mimo dei grandi programmi televisivi, ne cito due per dire Ulisse o Super Quark o Voyager, per intendere anche una tipologia un po' più misteriosa, meno diciamo precisa a livello storico. Questo per cosa dirvi? Che seppure nel nostro piccolo cerchiamo comunque di narrare e di raccontare quelle che sono un po' più le curiosità che non sempre e non spesso vengono a conoscenza. Curiosità che quest'oggi andremo a sviscerarne una, anche se per alcuni di voi forse sono conoscenze che invece sono già alla portata. Infatti quello che andremo a parlare oggi è un momento storico in cui non ci ritroviamo da dire che è stato un vero e proprio cambiamento epocale. Cambiamento epocale per un semplice motivo: il volto di Urbino e del centro Italia cambia nel corso di qualche minuto, nel corso al massimo potremmo dire di un'ora, ovvero nel momento in cui l'omicidio di Oddantonio avviene. Il volto dei Montefeltro ad Urbino cambia proprio di caratteristica, ma qui mi fermo, non voglio andare oltre perché penso che sia piacere e soprattutto molto più abile colui che mi succederà poi dopo me e Michele. Per concludere e non tediarvi e lasciare poi la parola a chi dopo di me, vorrei solamente dirvi che quello che cerchiamo di fare in conclusione è quello appunto di portare alla vostra conoscenza, al vostro sapere delle nozioni, delle storie che non tutti conosciamo. Lo facciamo attraverso dei brevi video documentari in cui ragazzi e non ragazzi si impegnano con la loro passione, il loro tempo libero nella loro realizzazione e ovviamente che sono possibili da visionare proprio lì dove state vedendo in questo momento nello schermo, ovvero su ondalibera.tv. Adesso io lascio invece la parola a Michele, che è il nostro, possiamo dire, partner, web partner, media partner, come si dice correttamente, come per Arcadia, che invece vi parlerà insomma di quella che è la struttura che ci sostiene, che ci ha sempre d'altronde sostenuto. E infatti colgo anche l'occasione per dire grazie Michele, grazie a Onda Libera, perché se non fosse stato forse per Onda Libera stessa probabilmente nemmeno noi saremmo stati capaci oggi di poter organizzare questa presentazione in conclusione di uno dei libri che sicuramente più ci ha affascinato, perché ci ha permesso di scoprire un particolare che fino ad oggi c'era rimasto oscuro, e il che non è bello da dire, perché è una storia che sta a poco più di 80 km da noi, eppure di cui se non si conosceva quasi nulla se non un nome velletario che era giunto da noi forse come un eco. Detto questo, passo la parola a Michele, vi ringrazio e spero che la presentazione sarà di vostro gradimento. Ci ritroviamo poi alla fine di tutto. Io vi do la buonasera e benvenuti, e come prima cosa ricambio i ringraziamenti di Federico, perché in realtà la trasmissione, potremmo dire, no? Giochiamo a utilizzare un po' i termini della televisione adulta, mentre siamo una TV giovane, un po' particolare, siamo una web TV, e quindi ci piace chiamarla trasmissione. Dicevo appunto, è sicuramente una delle dei video una delle produzioni video più interessanti che Onda Libera ha messo online in questi 4 anni di storia. E Onda Libera è appunto una TV
che potete trovare solo su web all'indirizzo ondalibera.tv, che abbiamo lasciato sulle sedie un promemoria, così quando tornate a casa ve la guardate con calma. È una web tv che opera prevalentemente sul territorio della provincia di Pesaro, anche se ogni tanto sconfiniamo, e cerchiamo di raccontare un po' il territorio da più punti di vista, con varie sfaccettature. Adesso non mi dilungo sulla linea editoriale, ve la lascio scoprire appunto con calma davanti allo schermo del vostro computer o tablet che preferiate. È una TV che negli ultimi tempi sta anche sviluppando diversi progetti sociali, cioè stiamo giocando un po' con la possibilità che questo strumento offre. Stiamo per esempio creando la prima web TV realizzata all'interno di un carcere in Italia con i detenuti. Abbiamo presentato un progetto per creare una web TV fatta interamente da disabili e speriamo che possa andare in porto. Abbiamo lavorato molto con i giovani, sempre utilizzando la web TV come strumento per diciamo di mediazione per la partecipazione attiva sul territorio, quindi come protagonismo giovanile, e vediamo che la cosa funziona molto. È uno strumento interessante, flessibile, per fortuna economico, perché altrimenti non potremmo farlo. Tra l'altro siamo essenzialmente un'associazione di volontari che porta avanti questo progetto, e quindi ecco, si presta a tutta una serie di possibilità, come collaborazioni di questo tipo come questa che abbiamo messo in piedi con l'associazione Arcadia. Anzi, su questo io lancio anche un appello, lo facciamo sempre: chiunque abbia proposte, idee che si possano in qualche modo sviluppare attraverso questo strumento troverà sicuramente in noi orecchie attente e disponibili, perché diciamo, a noi piace fare la web TV, raccontare ciò che noi scegliamo di raccontare, ma ci piace anche mettere a disposizione il contenitore, le tecnologie, le competenze per appunto dare voce ad altri che si occupano di qualunque tema sul territorio. Io ecco, non mi dilungherei oltre, perché appunto la web TV merita di essere conosciuta con calma davanti a un computer, e vi inviterei però, uscendo, a lasciare la vostra email sul tavolo all'uscita se volete, perché in questo modo vi mandiamo una newsletter che ogni 15 giorni, quindi è poco invasiva, ogni 15 giorni vi racconta un po' tutte le novità che ci sono sul sito, quindi tutti i video che abbiamo prodotto nei 15 giorni precedenti. In questo modo potrete, senza andarveli a cercare, scorrerli velocemente e vedere se c'è qualcosa che vi interessa. Se non avete voglia di lasciare la mail lì, potete, sempre utilizzando le indicazioni del volantino, farlo da casa comodamente attraverso l'apposito tasto che vedete negli schermi. Basta, vi ringrazio ancora, vi lascio alla presentazione e spero ci siano altre occasioni ancora come questa. Allora, vi ringrazio di nuovo, e prima di passare la parola al nostro principale invitato, appunto Andrea Romatico, che è autore del libro, abbiamo preparato un brevissimo teaser di presentazione di quella che poi sarà la puntata che andrà, diciamo, in onda prossimamente. Adesso quando e come e perché vedremo. Video, ecco, schermo intero. Thank you.
palazzo, questa volta però non saranno né le sue guardie né la sua servitù, ma un manipolo di uomini pronti a cambiare il corso della storia. Pensavate fosse più lungo, eh? Adesso fermerei, riaccenderei le luci se possibile. E a questo punto, dopo che vi abbiamo presentato fondamentalmente una piccolissima presentazione, giusto per gradire e anche ringraziare poi tutti quei ragazzi che ci hanno aiutato dell'ARS, ovvero l'Associazione di Vocazione Storica di Urbino, che si sono prestati appunto a fare i figuranti, passerei a questo punto la parola ad Andrea, che ringrazio nuovamente che è qui con noi, anche per parlarci non solo dell'opera. Come? Dove che si apre? Non so se quella presentazione sia già sulla... Sì, perfetto. Okay. E quindi, magari, senza dirmi nell'altro, a te la parola, Andrea. Grazie Federico, intanto voglio vedere una cosa, come si vede qua. Il problema sicuramente sarà che con il laser non prende nello schermo, quindi se vi devo mostrare delle immagini sarà un problema. Facciamo una prova tecnica. Se vuoi che clicco per mandare avanti, basta che... No, ma il problema è questo qua. Guarda, ti dico che se uno deve fare un'evidenziazione, nel muro viene, nello schermo non viene. Ci vuole un bastone. Ci vuole, come sempre mi succede, spesso e volentieri, un bastone. C'è una scopa, qualcosa che facciamo una roba proprio porta sfighissima. Le stampelle non le tocco. Porta sfiga da morire, una roba micidiale toccare le stampelle da sano, per carità. Basta il manico di una scopa, di un qualsiasi roba, eh. Intanto, guarda, mentre la tecnologia procede, passiamo dal software all'hardware, quello hard per davvero. Vi ringrazio davvero tantissimo di essere venuti e di essere qui, una giornata così meravigliosa, fare questo sforzo è una cosa non da poco, è scendere addirittura una stanza ipogea mentre fuori c'è il sole, dopo un'estate che non c'è stata di pioggia, è veramente una roba notevole, veramente grazie a tutti. Grazie anche a Federico e ai ragazzi che hanno organizzato questa cosa. E arriveremo a breve a parlare dell'opera, adesso non c'è bisogno di niente, quindi posso partire direttamente. Siamo qui ad analizzare un quadro, d'accordo? È una delle opere che credo conosciate tutti, siete tutti più o meno di Fano, comunque siete stati Urbino. Quando è stata l'ultima volta che siete stati Urbino? Chi c'è stato da meno di un anno alzi la mano. Io ieri. L'opera sapete adesso dove è collocata, come è collocata, eccetera eccetera. È stranota ed è addirittura una delle tre opere su cui in assoluto si è scritto e commentato di più. Le altre due sono la Mona Lisa di Leonardo da Vinci, che è al Louvre, e l'altra opera, La Tempesta di Giorgione, sulle quali si è trascritto una miniera di libri, una marea di cose, e tante tesi, una differente dall'altra. La terza su cui si è più scritto è La Flagellazione di Pio della Francesca, oggi oltretutto inserita nell'elenco delle 1000 opere definite inestimabili, cioè nessun museo ha i soldi necessari e sufficienti per poterla comprare per quello che è il suo valore reale anche a livello economico. Possiamo andare avanti? Perfetto. No, si succede. Ancora, grazie, ti prego. Ecco, questo farebbe da pensare, dati questi due tre dati, che parliamo di un'opera su cui si è trascritto, molto famosa, oltretutto è stata anche famosa per le vicissitudini che portarono al famoso furto degli anni 70, poi ritrovamento in Svizzera, che l'ha fatta diventare davvero ultra celebre a livello planetario, che sia un'opera da sempre considerata famosissima, da sempre importantissima, da sempre preziosissima. Beh, niente di sbagliato di tutto questo. La Flagellazione è diventata un mistero, oltre alle ragioni che vedremo, ma un mistero nel senso che c'è anche una soluzione, perché altrimenti sarebbe un problema, un enigma inestricabile. No, è un mistero che avrà una soluzione, lo vedete che c'è, è logica, è pienamente nei canoni che vi potete aspettare. È un'opera che compare di colpo nelle pagine della storia con questa data e per opera di quest'uomo. Siamo nel 1839. Prima della flagellazione non se ne è mai sentito parlare, non abbiamo documenti che ce la raccontano per varie ragioni. Uno, credo, ed Ernesto qui Paleani
che saluto potrebbe confrontarmi in questo, per la tragedia che capitò all'archivio Urbinate. Che cosa accadde all'archivio Urbinate, la parte principale del corpus delle carte che riguardavano Urbino, quando la figlia di Federico lo sposa a Firenze, venne trasferito anche il tesoro di Sciarra, cioè il tesoro delle carte, la seguì insieme a tante opere. Ecco perché oggi abbiamo per esempio gli Uffizi, i ritratti di Federico e Battista Sforza, i trionfi, con nel retto ci sono i loro ritratti e nel verso avete la famiglia, qui i trionfi, con i carri trionfali di entrambi. Sono lì perché era una eredità. E cosa è successo con tutto il tesoro delle carte? Quello che succede, spesso vorrei dire qui, io non so, due ne conosco, uno e due di topi di archivio, che le carte e la memoria storica, questo paese da sempre non ha, sembra quasi che non l'ami, che non voglia conservare il tesoro dei beni che ha. Io uso sempre una battuta, dico sempre il 70% dei beni culturali è in Italia, vuol dire che il 30% è sicuro, perché sappiamo come i nostri vengono trattati. E questo è quello che ha capito alle carte, che infatti dove erano collocate? In uno scantinato, sottoterra, umido, che quando arrivò l'alluvione di Firenze, allagò e distrusse completamente tutto. Quindi noi abbiamo anche perduto delle tracce di documenti che sono quelli che poi permettono e consentono di fare la storia nella maniera più chiara. Io considero sempre documenti probatori più importanti in archivistica, da Rodolini in avanti, è così, quelli che sono atti giuridico-amministrativi. Quando leggi che Tizio ha ricevuto soldi da Caio per il pagamento della cosa XYZ fatta nel modo ZY, eccetera, eccetera, quello è sicuramente un elemento probatorio, un documento su cui, ecco, benissimo, di questi qui non abbiamo più niente. Di tutto quello che è la storia di Urbino, il 90% sparì in quel momento e poi un'altra parte sparì per altre ragioni, che adesso con grande fatica qualcosa stiamo comunque, grazie soprattutto all'opera di Ernesto, stiamo ritirando fuori piano piano, piano piano. Qui siamo quindi nel 1839, quando per la prima volta la flagellazione di Pio della Francesca verrà nominata. Chi è questo signore? Arriva in Urbino, dovete immaginarvi la scena, chiudere un pochettino, grazie, va bene qua. Va benissimo, se è più leggero, si può anche un po' più moscio. Ma va benissimo uguale. Siamo nel 1839, dovete fare un passo enorme indietro e calarvi in quegli anni, nello spirito di quel tempo, di quella che è l'Europa del tempo, e capire che cos'è l'Italia di quel periodo e che cos'è il resto d'Europa di quel periodo. Questo signore si chiama Gian David Passavant, diventerà uno dei padri della storia dell'arte europea in assoluto, quando ancora neanche si chiamava critica d'arte la materia che lui poi iniziò in un certo qual modo. È un signore che, come vedete, qui l'ho voluto mettere appositamente in due età. Così è quando arriva in Urbino, quando era un giovane pittore della confraternita dei Nazareni. Erano dei pittori, sapete che all'epoca per tutti i giovani, per tutti i giovani delle grandi famiglie italiane, ce lo raccontano Goethe, ce lo racconta Stendhal, il Grand Tour d'Italie era una cosa fondamentale. Il viaggio in Italia per venire ad abbeverarsi in quella che era la grande tradizione culturale italiana. Lo facevano i giovani inglesi, i giovani francesi, i giovani tedeschi, eccetera, eccetera. Lui era tedesco. E assieme ad altri come lui fondarono una confraternita, si chiamavano i Nazareni, erano dei pittori che vivevano fuori di Roma, avevano preso un convento che era stato sconsacrato e lì vivevano alla moda di quello che era diventato il loro punto, del loro spirito di, cioè, come posso dire, di animazione di tutta la loro vita. Lo vedete dai capelli e dal cappello, Raffaello Sanzio. Loro ritenevano, non a torto, che Raffaello Sanzio fosse la vetta in assoluto della pittura, e lo imitavano in tutto, sia nei modi che nel modo di dipingere, eccetera, eccetera. Solo che lui un giorno si accorge di una cosa, che non è poi così bravo a dipingere. Non è che ha questa gran capacità. La musa, lui bussa, ma la musa non apre. Non, infatti vedete che il ductus pittorico, il disegno è abbastanza mediocre. Cosa farà? Una cosa, si consacrerà al suo modello, a Raffaello, e decide di scrivere la prima grande biografia critica di Raffaello Sanzio, un libro che si intitolerà Raffaello Sanzio e suo padre Giovanni Santi. Sanzio è il patronimico, alla latina, perché era figlio di Giovanni Santi. E cosa farà? Un'opera che è logica, fa qualsiasi storico, viene alle fonti a cercare i documenti su Raffaello, e Raffaello Urbinate.
anche se gli urbinati si riempiono la bocca sempre di Raffaello, perché c'è nato, poi Raffaello non c'è mai vissuto Urbino, questa è la verità, però bando alle ciance, comunque c'era nato, e lui fa un discorso di tipo critico intelligentissimo, ci dovrà essere pur qualcosa di inesplorato. Perché fa questo ragionamento? Dobbiamo capire cos'era l'Italia dell'epoca. Siamo alla fine di quello che in questo periodo è lo Stato Pontificio. Urbino era una propagine della marca anconetana dello Stato Pontificio. Siamo in un periodo in cui, finiti i grandi fasti, è uno sfacelo l'Italia, è una cosa devastante. Adesso possiamo, qualche anno fa no, ma adesso possiamo cominciare a capire cosa poteva essere lo spirito che pervadeva quel tempo l'Italia. E tutto quello che era legato poi tra i vari stati era anche non conosciuto a livello universale, erano degli universi abbastanza chiusi, sia lo Stato Pontificio che il Regno di Napoli, che il Regno di Savoia, eccetera eccetera. Lui verrà a Urbino e comincerà una ricerca proprio su Raffaello e Giovanni Santi, e in questa ricerca cosa fa? Quello che spesso chi si occupa di storia ancora oggi è costretto a fare. Do un consiglio a qualche giovane, che ce ne sono parecchi qui che sono appassionati: non andate dai professori universitari, o meglio, non andate solo dai professori universitari. Quando andate in un borgo, in un piccolo luogo, e volete scoprire qualcosa, andate dagli appassionati locali di storia e cercate di capire chi sono. Spesso e volentieri vi capiteranno delle figure straordinarie, come possono essere un farmacista, può essere un notaio, e spesso e volentieri vi capita un prete. Noi a Urbino abbiamo avuto uno straordinario che era Don Negroni, probabilmente il più grande storico sulla storia urbinate, una miniera di informazioni. Sulla figura di Don Negroni vi divertirete a vedere che io ci ho immaginato una figura di prete che lui incontra nel libro. Perché il libro è diviso in due parti. C'è una parte totalmente scientifica, scritta però in maniera giornalistica, divertente, dove confuto tutte quelle che sono le tesi che sono state espresse precedentemente. E c'è una parte narrativa della serie, dove non sono riuscito a vedere i documenti, l'abbiamo immaginato, lo dobbiamo immaginare insieme, abbiamo tirato fuori un percorso narrativo credo anche divertente. E mi immagino lui che arriva in Urbino e nel 1839 scopre la flagellazione. La prima menzione sarà nel suo libro, perché cerca tutto quello che può essere interessante, e un prete dimostra un piccolo quadro, una tavola che era povera cosa abbandonata appesa a una parete nella sacrestia del Duomo di Urbino, e lui la descrive. C'è Cristo legato alla colonna con dirà come che davanti a Pilato che viene flagellato, e ci sono davanti a questa, non riporta il quadro, non può fare le foto, non esiste la fotografia lì, e di là ci sono i tre cattivi, dicono in Urbino, consiglieri del giovane, dei due cattivi consiglieri con il conte Antonio mentre viene, non nel giorno della sua morte, eccetera eccetera, ed è un'opera di tale, ricordatevelo questo, di tale Piero da Borgo Sansepolcro, perché infatti questa qui, la flagellazione, è l'unica opera che Piero della Francesca firma, c'è una firma sua. Questo il problema, parliamo di misteri, questo non deve essere un mistero, è un'opera di Piero della Francesca, perché l'ha firmata, l'ha autografata, l'autografo è in calce allo scranno di Pilato. Quindi adesso uno direbbe, da quel momento in poi l'opera è diventata famosissima, ne ha parlato tutto il mondo, possiamo andare avanti? Ancora una volta, niente più sbagliato di tutto questo. Siamo nel 1858, ciao Adriano, e pensiamo, questo signore vi dimostrerò chi è, quindi passano 19 anni da quella volta che lui ne ha parlato a questo momento qua, che questo caro signore qui leggerà finalmente quel libro che è stato stampato, dove nota quella roba. Chi è questo? Lo vediamo in tre fasi della sua età. Lo capiamo da questo ritratto, questo è uno figo davvero, questo era uno che contava, infatti era un lord inglese, un baronetto, questo è Sir John Astley, che è fondatore del British Museum e della National Gallery. Siamo in un periodo in cui, se prima eravamo messi male come situazione italiana a livello socio-economico, qui proprio eravamo al collasso, al disastro più totale. Viceversa, l'Inghilterra è in piena epoca vittoriana. La Union Jack sventola la bandiera inglese nei sette mari, la Compagnia delle Indie spopola, è stata creata la Borsa Valori a Londra e l'Inghilterra è ricchissima, ricchissima, è la sovrana del mondo. E in questo momento cosa fa? Gli mancano tante cose. E la regina Vittoria,
come fa nascere la grande catalogazione inglese delle specie scientifiche. Darwin sarà un portato di questo tipo di cultura, di mecenatismo da parte dell'epoca vittoriana. Altrettanto fa una cosa di rapina più che di mecenatismo. Siccome l'Italia è piena di disgraziati che hanno le pezze al culo, letteralmente, la regina Vittoria dice, riempie i suoi connoisseur, si chiamavano, grandi esperti di arte, di sterline e di oro e di smizzaglia per l'Italia ad acquistare i grandi patrimoni. Ecco perché adesso noi abbiamo un sacco di cose che sono proprio a Londra, si trovano tra Londra, Birmingham, eccetera, eccetera, perché vengono comperate in quel periodo. Questo signore, che ha letto il libro di quell'altro, viene a sapere che c'è sto quadro di un certo Piero da Borgo San Sepolcro, interessante Urbino. Se andiamo da quei morti di fame a vedere se poi alla fine della fiera me lo vendono, verrà, è testimoniato, riportato dalle cronache, viene Urbino, gli viene offerto a una cifra che oggi corrisponderebbe, vi prego di non ridere, a 300 euro attuali. Non la compra. E fa un commento scritto, riportato, dirà perché sta tavola, la guarda, se c'è qualcosa, lui dirà di africano. Cioè, secondo lui c'erano le narici troppo grosse, le caviglie erano troppo larghe, poi non c'ha tutta questa aura rinascimentale, ovviamente perché Piero è il proto rinascimento, è il primo rinascimento. Loro già concepiscono il rinascimento soltanto con Raffaello, Michelangelo, Leonardo, quello che noi già consideriamo invece quasi un protomanierismo nella nostra modo di considerare le cose da italiani. Non gli piace, insomma, non c'ha la grazia raffaellesca, non c'ha la grazia, quella roba sgraziata, non la compra, non la compra. La ritiene una roba che non vale la pena, non si spende una lira e la lascia lì dov'è. Andiamo avanti per cortesia. Questo però sapeva una cosa, che se lui era un inglese col gusto degli inglesi, aveva un assistente che è questo signore qua. Questo signore qua, che prima non è sempre stato così, è niente poco di meno che il fondatore della storia dell'arte italiana. Lui era il suo assistente ed era uno dei tanti italiani che erano stati costretti a fuggire proprio perché perseguitati dal Papa, perché lui era un libertario, voleva l'Italia unita, era un mazziniano di ferro, addirittura pare amico di Garibaldi e quindi anche maturi di massoneria, ci aveva su di lui il Papa, gli aveva messo niente, vuol dire che una condanna a morte, quindi era costretto a campare in Inghilterra. Però c'aveva una cosa particolare, che lui sapeva chi era Piero Dalla Francesca. Quando il suo maestro gli dice, il suo capo, National Academy, diceva non l'ho comprata sta tavola perché fa schifo, lui non vede l'ora di tornare a Urbino per venire a vederla. Infatti capiterà una cosa, siamo proprio nell'anno, tra 60 e 61, che viene venuto in Italia, è stato pontificio, collassa, Garibaldi, sappiamo tutto quello che succede, lui viene richiamato immediatamente in Italia. E gli verrà dato un incarico che oggi farebbe tremare i polsi e chiunque con i mezzi di oggi. Riceve l'incarico di diventare il catalogatore di tutti i beni dello Stato Pontificio a livello artistico. Dobbiamo ritenerci decisamente fortunati perché la prima roba che farà verrà a vedere questa tavola, perché gli è scattato, gli è partito l'embolino nella testa, se qui qualcosa di interessante c'è. Grazie al cielo, perché verrà restituito immediatamente alla Galleria Nazionale delle Marche, l'opera verrà ritenuta un capolavoro, la fa passare subito, la affida a un sovrintendente, perché creerà immediatamente il sistema delle sovrintendenze, che adesso sembra un po' borbonico e un po' antiquato, ma quella volta era veramente avveniristico, come era concepito, perché comincia ad essere un sistema di tutela e catalogazione delle opere d'arte del nostro patrimonio artistico, e succederà una cosa che dopo lo vedremo. Un sovrintendente troppo zelante, siccome l'opera si stava imbarcando a livello longitudinale, la fa tagliare col rischio quasi di farla esplodere. E dopo ci mettono una pezza, grazie al cielo, ma soltanto che questa cosa qui poi verrà, l'ho detta perché è importante, sottaciuta da tanti che l'hanno studiata dopo, come l'hanno presa, non hanno guardato la storia fisica dell'opera, l'hanno, sono arrivati in Urbino, l'hanno studiata e l'hanno guardata come se fosse una cosa data così, e invece non è. E invece non è assolutamente. Possiamo andare avanti? Come si chiama? Aspetta, c'ho un attimino di. C'ho un la. Cavalcaselle. Giovan Battista Cavalcaselle. Ci hanno fatto anche un francobollo poco tempo fa. Perdonami che non l'ho detto, lui era Giovan Battista Cavalcaselle. L'opera entra finalmente a Palazzo Ducale.
e da lì comincia la fortuna critica. Possiamo ancora andare avanti, grazie. E siamo al punto dove siamo arrivati oggi. Abbiamo oltre 42 tentativi ufficiali di interpretazione della flagellazione. Nessuno è risolutivo e tutti in contraddizione l'uno con l'altro, finora. Perché? Adesso bisogna fare un ragionamento. La storia dell'arte, la critica d'arte, è una disciplina insegnata nelle università, è una disciplina di campo scientifico. Tecnicamente, partendo dagli stessi dati, gli scienziati di qualsiasi materia, dagli stessi dati, devono arrivare agli stessi risultati. Se cominciano ad arrivare a dei risultati completamente differenti, c'è un problema. O che abbiamo a che fare con dei dementi, ma non lo voglio neanche pensare, perché chi ha scritto sulla flagellazione, Clarissa Vincola Est, sappiamo tutti i principali storici dell'arte, Carlo Ginzburg, Laron Kay, i maggiori storici dell'arte, i maggiori storici che abbiamo si sono occupati a livello planetario della flagellazione. Quindi noi abbiamo a che fare con dei stupidi. Piccolo problema, qui qualcuno di voi si ricorderà di quando faceva qualche compito di matematica all'elementare o alle medie, o chi ha voluto fare studi classici come sottoscritto, quando non ti veniva la versione, no? E poi a martellate provavi a farla venire fino alla fine, ti accorgevi che mancavano 10 minuti a consegnare, che avevi sbagliato all'inizio a scrivere due cose, avevi trascritto, no? Dove c'era una eta avevi scritto un alfa, dove c'era un'altra scrivere una y, avevi messo un'altra roba, si porca bestia, e avevo sbagliato i dati all'inizio. Ecco, questo è con ogni probabilità quello che è stato l'atto da cui io sono voluto partire. Quando 42 scienziati, 42 grandi personalità arrivano a considerazioni una differente dall'altra, c'è il serissimo sospetto che siano partite da dati sbagliati. Vogliamo andare avanti per cortesia? I dati che noi abbiamo, quali erano sulla considerazione? L'abbiamo già detto. Due sono sicuri e inconfutabili, e sono quelli di cui poi sono ripartito io, che è un'opera di Pino della Francesca, e non ci piove, è firmata e che è stata ritrovata al vino. Tutto il resto è un disastro. Io non so se qualcuno di voi vi è mai capitato di leggere qualche tentativo, qualche libro sulla flagellazione di Piero della Francesca. Il problema è da che cosa poi è scaturito fondamentalmente. Parte sinistra, parte destra. Diamo adesso, facciamo una lezione elementare, se no magistrale, si sta leggendo. La ricordate, la immaginate con gli occhi, qui state vedendo la parte destra. La parte sinistra abbiamo Cristo che viene flagellato davanti a Pilato, per carità del Signore, inserito all'interno di un contesto architettonico, scenografico di stampo rinascimentale, ma è un episodio che non desta il minimo problema. È un episodio riportato da tutti i Vangeli, è un canonico episodio della cristologia. Cristo che viene flagellato, un normalissimo soggetto, verrà ripreso anche da altri autori. Altra parte di qua, già un po' stranina questa, se la cominciamo a guardare, però tutto sommato abbiamo, potrebbe essere un omaggio, una dotta disputa, qualsiasi cosa fra tre personaggi del Rinascimento. Il problema diventa che accidenti ci fanno due scene che hanno una scansione diacronica di almeno 1450 anni di differenza l'una dall'altra, perché sulla roba non ci piove. Quando Cristo viene flagellato siamo nell'anno 33 dell'era cristiana, tant'è che due giorni dopo Cristo verrà crocifisso. Questa è sicuramente una scena che avviene in epoca rinascimentale, perché i signori sono vestiti tutti alla rinascimentale. Quindi che accidenti ci fanno? La flagellazione del Rinascimento, dei tizi del Rinascimento all'interno della flagellazione. È da lì che è successo il problema, quando poi il problema diventa ancora più importante, quando su quello che Cristo è un episodio, l'abbiamo già detto, non ci piove, è un episodio canonico. E allora ecco che siamo arrivati al grande dilemma. Ma questi chi sono? Perché tutto si è giocato sul fatto di chi fossero quei personaggi del Rinascimento. Possiamo andare anche avanti. Io li ho chiamati, avete scritto, quello di rosso, il barbuto e quello di broccato, per semplificare. Potremmo partire da qualsiasi punto per arrivare al centro della nostra circonferenza. Partiamo da quello che è stato una delle chiavi, poi dopo ermeneutiche, su cui tanti hanno dibattuto, e l'andiamo a confutare immediatamente. È quella che dicevano la città, no? Qualcuno diceva quei tre sono, uno rappresenta il tipo dell'orientale, uno rappresenta un altro tipo, quello quindi rappresenta la chiesa che viene condannata, quindi allora quello no, perché quell'altro rappresenta, insomma,
anche lo scenario della città di Ittore, è stato detto che era Mantova, che era Gerusalemme, che era un mix di Mantova, Gerusalemme e Ferrara, che era una roba più in alta, che era una città ideale, immaginata totalmente da Piero della Francesca, che era una città che invece... Io ho detto una roba, io ho detto una cosa molto semplice. E perché è stato ritrovato Urbino? Non si è mai mosso da Urbino con ogni probabilità il quadro. L'opera, lo scenario non è Urbino, ma non Urbino come la conosciamo noi. Perché le città cambiano, le città mutano, le città hanno una storia e un cambiamento fisico come quello che può essere riconoscere, capiamoci, me, bambino, guardando la specie di Yeti che sono diventato adesso, cioè è un'altra roba, o rivedere nel bambino più boccoli, biondi, piccolino così, l'orco che sono diventato adesso, non è la stessa identica cosa, è difficilissimo. Questo è quello che capita nelle città. Io dico sempre una roba, già nella vita è molto non avere la sfiga, se poi ti capita anche una botta di culo e anche meglio. Io in questa ricerca mi capitò la famosa botta di fortuna grossa, perché stavo esponendo quelle che erano le teorie che poi dopo sentirete, a qualcuno che mi capitò di incontrare nei passi con un ingegnere, che qui qualcuno conosce sicuramente perché è Sandro Cioppi, che ha avuto da sempre l'incarico di essere il curatore dei geni della Puglia. E quando gli ho cominciato a parlare, lui mi ha detto, ma tu hai completamente ragione, e ti porterò a vedere, adesso capisco perché certi monumenti in determinato luogo sono così, e ti farò vedere, mi disse lui, che scenario ho utilizzato Piero della Francesca, se mi segui te lo faccio vedere pezzo per pezzo, è quello che farò adesso io con voi. Andiamo avanti. Con ogni probabilità molti avranno visto questa via, che è via Valeri, in Urbino. La similitudine con questo palazzo, che è Palazzo d'Asi, con questo scenario, l'aveva già ipotizzata qualcuno. Qualcuno l'aveva già detto, Talia Guma Peterson, per esempio. E anche un fanese, Dante Piermattei. Dante ne aveva parlato, che poteva essere quello lo scenario della flagellazione. Purtroppo, quando sono andati a vedere tanti professori che poi hanno sviluppato la teoria, hanno detto sì, ma troppe differenze con Palazzo d'Asi come adesso, con quello che rappresenta Piero. Vedete, questo è il probabile, dicevamo, punto di vista. Qui era ambientata la flagellazione vera e propria, qui ci doveva essere il dialogo fra i tre. Andiamo avanti. Ecco, qui lo vediamo ancora meglio, la scansione. Sì, sembra simile, ma tante sono le differenze. Esempio, cominciamo a vedere, e le porte qui dove sono? Poi Piero rappresenta chiaramente almeno una porta, si vede benissimo come è fatta, quest'altra è aperta. Sì, il soffitto a cassettoni lo vediamo qui, ma quello che c'è qua è bianco e dà una finitura differente. E soprattutto, dove sono il Palazzo Rosso, il campanile e questo meraviglioso palazzo con le due logge? Qui c'è questo muro di mattoni, non può essere quello, uno vorrebbe da dire. Possiamo andare avanti? Piccolo problema, quel palazzo col muro di mattoni, sapete cos'è? Sono i bagni dell'asilo Valerio che sono stati fatti nel 1800. Nel 1400 non c'è. Perché Urbino ha sempre avuto una cosa particolare, proprio è storico. Urbino campa a livello sociale ed economico, ogni volta che c'è un duca a Urbino, tra virgolette, con dei forti contatti a Roma, Urbino cresce. Quando non c'è un duca con dei contatti a Roma, Urbino decade. Non ha un'economia sua di importanza a parte l'università e spesso e volentieri ha bisogno di dei contatti che gli portino dei fondi in certo qual modo. Uno è famoso, è stato il duca Federico di Urbino, Federico II. L'altro duca è quello più contemporaneo, io dico è stato Carlo Bo, e in mezzo ce n'è stato uno che molti si dimenticano, che è stato però l'uomo che più ha dato il volto all'Urbino come noi lo conosciamo ai giorni nostri, che è stato Clemente XI Albani. Molti si dimenticano che Urbino ha dato i natali a uno dei 10 papi più importanti della storia della Chiesa. Ha avuto un papato di 20 anni durato, in un periodo molto importante. Venne accusato di nepotismo territoriale della stessa Curia romana, perché mandava una baracca di fondi e di soldi a Urbino, legato a Albani, Palazzo Albani, tutte le cose legate. Quelle nascono tutte in quel periodo e le più importanti opere che hanno fatto di urbanizzazione sul Urbino nascono grazie agli interventi di Papa Clemente XI Albani, già Giovanni Francesco Albani. Cosa ha fatto Urbino soprattutto nel periodo settecentesco, quando muta il volto rinascimentale in maniera radicale tra 7 e 800 con
Papa Clemente XI. Urbino avrebbe vista come fatto su due colli, non ha possibilità di espansione in largo. È cresciuta per alto, perché quando sono arrivati i soldi è aumentato il benessere, aumenta il benessere, la gente si sposa più facilmente, fa più figli, esplosione demografica, la città non può crescere per largo, cresce per alto, e lì si sono sviluppate, e soltanto grazie all'ingegnere che cura queste robe in maniera maniacale, le potevo arrivare a capire, ve lo dico con tutta la modestia del mondo, e quindi si sono sviluppate una serie di impressionanti di sopraelevazioni e di superfettazioni edilizie che hanno mutato il volto della città. E io sono stato portato a fare un cammino ritroso per riscoprire le cose. Abbattuto infatti virtualmente i nostri bagni dell'asilo Valerio, virtualmente, perché sono i bambini, non sappiamo dove mandarli a fare i loro bisognini, cosa compare infatti dietro? Ecco che rivediamo, queste si chiamano tecnicamente tamponature, il palazzo con le due logge che compare dietro il personaggio. È esattamente quello, non è qualcosa di simile. Possiamo andare avanti, grazie. Ecco che, sventrato sempre la nostra cosa, riscopriamo anche dove era il palazzo rosso che qui compare dietro al pelato vestito di broccato. Per adesso sarà così. Dove non vediamo il campanile, ma poi vi spiegherò anche perché non vediamo il campanile. Perché questo palazzo era esattamente un piano e mezzo più basso di come lo vediamo oggi, cioè era esattamente come lo rappresenta Piero. Vi prego di notare un particolare: qui vediamo delle finestre con arco a tutto sesto, quando qui noi abbiamo delle finestre squadrate. Possiamo andare avanti per cortesia? Grazie al cielo, quando succedono i terremoti buttano giù anche qualcosa che si era fatto, e si sono riscoperte, si riescono a rivedere quelle che erano le strutture antiche delle finestre, che dopo qui hanno rifatto delle cose, degli obrobi, perché oggettivamente noi adesso abbiamo il problema della iperrazionalizzazione dei costi e delle risorse. Andare a far fare delle finestre stondate in quel modo costava X, siccome sono i palazzi del comune, quindi farle quadrate d'alluminio costa Y, si chiude tutto e va a quel paese. Solo che poi ti arriva lo storico americano e non le riconosce, capito? Scrive le stupidaggini. Andiamo avanti. Dice, qui addirittura c'è un professore, si chiama Bernard Reck, ha scritto un libro, si chiama Piero e l'assassino, è un best seller, diffuso in tutto il mondo, è importante, dove prende una delle cantonate più clamorose della storia, perché parlando soprattutto di questa porta e delle palmette che compaiono sopra, lui dirà che Piero della Francesca è andato a studiarsi le palmette a Roma perché stava cominciando l'archeologia pittorica dei deliri uno sull'altro, eccetera eccetera, che la porta non esiste, non poteva esistere, bla 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 bla. A parte il fatto che la palma, Urbino è piena di palme ed è uno dei simboli più antichi che ci siano, perché la palma rappresenta né più né meno che la forza e la pianta nelle antiche leggende, che ogni volta che il vento la butta giù ritorna su, e quindi rappresenta la saldezza di fronte a qualsiasi avversità, ed era una delle virtù cardinali praticate nel Rinascimento. Prego di andare avanti. C'è poi una cosa, qui sono con l'ingegnere che stiamo facendo le misure. Ti dico, andiamo a sentire all'asilo se hanno qualcosa dei documenti storici, dei loro archivi, perché in questi palazzi si trovano delle robe, dei tesori, bellissimi. Suono, mi viene a aprire la bidella, entro dentro, faccio un giro, e questo è quello che mi si è presentato davanti. La stessa, precisa, identica porta che dipinge Piero della Francesca, solo che è stata portata dentro l'asilo. Io ho usato la foto che ho fatto io lì, con il secchio delle robe per pulire, per dire, per testimoniare l'evento. Poi, altro colpo di fortuna, esce fuori da un archivio familiare questa foto che ci fa vedere dove era anticamente la porta, che è una foto del 1906, prima che la porta venisse portata via dal cortile dell'asilo Valerio. Possiamo andare avanti? Anzi no, qui, poi tornare indietro per cortesia. Qui, come vedete, hanno ricostruito il battiscopa. Non sono riusciti a farlo qua perché c'era qualcosa, dicevano un problema. Ecco, il problema era che qui anticamente c'era una soglia di una porta. Ecco perché non c'è il battiscopa che hanno fatto adesso. E la porta era né più né meno che questa, con delle palle. Problema, infatti. Andiamo avanti. Questo è il punto di vista, mi spiegò Sandro, che Piero ha utilizzato, facendo, che Sandro ha fatto dei bellissimi studi di ottica da questo punto di vista, mi ha dato una grande mano, è questa parte qua, perché la visione che noi abbiamo adesso è quasi impossibile, no, che Piero la potesse avere, e invece era la realtà, perché qui c'era un vicolo,
Quindi Piero vede tutta la scena da questo vicolo qua, dove qui ci hanno costruito sta roba, prima la colonna non era inglobata, questa qui al corpus del palazzo, c'era un vicolo che scendeva giù e Piero la vede da quello che tecnicamente, facendo un po' di cinema, definiremo oggi un piano americano, lui immagina la sua, il suo piano sequenza. E da questo punto di vista, abbassata la cosa, compariva anche questo campanile. Andiamo avanti, che adesso noi non vediamo. Il campanile qual è infatti? Siamo saliti, noi siamo dovuti salire. Se qualcuno una volta ha la voglia di venirmi a trovare un vino, vi porto a vedere da dove lo rivedi. Devi salire il palazzo, da lì lo rivedi perfettamente nel collo visivo che aveva Piero. Ed era il campanile di San Domenico. Guardiamo le similitudini e le differenze di faccia a Sandro. Eccolo Sandro. Sì, tutto bello. Però questo qui c'ha una monofora, quello che fa Piero è arbore. Vedi che idea? E qui vediamo che ci fa una cosa importantissima, che secondo me è l'opera di è quando Rodantonio, perché nelle cronache viene descritto così, col mantello rosso, con l'armatura, il tocco ducale, biondo con la madre, bionda vicina, il giorno che Sina compra il ducato. E lui diventa duca. Ecco Piero dove l'ha andato a prendere, per proiezione ortogonale. Lo ritira fuori così. Perché mi conforta questo mio pensare in questa cosa? Perché questo è di un artista che è Camilla Guerrieri, che nel 600, quando deve fare il ritratto di Odantonio da Montefeltro, un ritratto immaginario di Odantonio da Montefeltro, come lo fa? Somma le due tradizioni. Lo fa vestito esattamente come qui, quindi probabilmente va a vedere come era fatto, perché era una che si documentava, ma nella postura che c'è nella flagellazione. Somma le due tradizioni pittoriche. Quindi ritroviamo la panoplia, il tocco ducale, i capelli biondi, con la posizione che lui ha qui. È troppo identico per non essere la stessa identica cosa. Andiamo avanti, grazie. Ricapitolando lo saltiamo, perché sennò ci mettiamo due ore. Questo comunque era il cono visivo di Piero, da cui si ricostruiva tutto. Andiamo avanti, grazie. Qui abbiamo ricostruito, lo vedrete dimostrato anche in Ghost, quello che è la cosa. Vai, vai pure, grazie. Dimmi tu, basta? Sì, sì. Fermati, fai un passo indietro, ti prego. Ancora? Sì, grazie. Abbiamo capito quindi che i personaggi che sono rappresentati sulla flagellazione sono il cardinale Bessarione e Ottaviano Baldini insieme ad Odantonio da Montefeltro. Quello che adesso ci rimane di capire è cosa fanno tutti insieme la flagellazione di Cristo su questo scenario, dove comincia già però a venirci in mente qualcosa. Sappiamo che Odantonio è stato ucciso, perché Federico da Montefeltro, sì, la sapete tutta la storia, poi Duca d'Urbino, pur essendo stato mandato via, lo diventa, ed ecco il succo del documentario che stanno facendo loro. Com'è che Federico da Montefeltro diventerà Duca d'Urbino? Siamo alla notte del 1444, infatti vanno un po' diversi dopo lui l'ha romanzato, lui sta dormendo da Antonio Pensoretto, quando una congiura, ordita da serafini, paltroni e un po' di personaggi, prende nel suo letto da Antonio da Montefeltro e sente arrivare la gente. Tommaso D'Aniello e Pio Carpi sono i suoi assistenti, vengono presi per primi e trucidati. Lui sente le urla, le grida e si nasconde sotto il letto e viene tirato fuori con dei ganci da macellaio proprio mentre sta urlando come un maiale, insomma, dicono, e viene castrato proprio lì sul posto e gli mettono gli ammenicoli in bocca e da vivo lo prendono e lo defenestrano. E il cadavere viene poi dopo lasciato esposto allo scempio delle bestie della città. Perché cosa aveva avuto come problema grosso come una casa ad Antonio da Montefeltro? Che è stato un pessimo signore. Giovane molto bello, arrogante, spendeva tutti i soldi, chiedeva una marea di tasse e spendeva tutto in donne, cavalli, e addirittura era anche arrogante, perché quelle che non lo volevano le violentava, compresa la moglie di Serafini, compresa la figlia di Paltroni, e insomma, vabbè, non male, un po' si incazza, dai, te lo voglio dire. E c'è però un altro problema da capire: lui era comunque un signore della guerra. Era signore a capo di un governo militare. Siamo di fronte all'unico caso della storia dell'umanità di un colpo di stato di civili contro un governo militare, dove non si muove una paglia, non succede niente dopo che è successa questa cosa, non interviene una guardia, non interviene un armigero, anzi si racconta che le guardie fuggivano e si rifugiavano dentro la chiesa, erano dentro le chiese a pregare, perché c'è successo qualcosa che poi adesso ci aiuta a capire. Cosa capita subito dopo la morte di D'Antonio? Luglio, 21-22 luglio, notte del 21-22 luglio del 1444, ricordatevi questa data, 21-22 luglio del 1444. La mattina, all'alba, poco dopo l'alba, guarda caso qualcuno gli viene in mente, ma c'è Federico che è distanza più vicino a Pesaro, con le sue armate,
andiamo a chiamarlo per dire se per caso vuole diventare lui signore di Urbino. E Federico arriva su e beatamente dice sì, vabbè, non faccio niente, divento io il signore di Urbino. Federico era capo di un esercito di almeno 5.000 uomini, si era appesa, combatteva col Piccinino, era già uno che era diventato celeberrimo per aver compiuto un'impresa tecnicamente ritenuta impossibile a livello militare. Aveva conquistato la Rocca di San Leo, l'avevano scritto in tanti trattati e canzoni in tutta Europa. Federico prende il potere Urbino e arriva con un patto scritto in 10 punti, un contratto con gli Urbinati da Bruno Vespa, no, l'ha scritto un contratto, c'era questo contratto con gli Urbinati, fatto pronto, che viene ratificato, insomma, per capirci, muore ad Antonio la notte tra il 21 e il 22 luglio, Federico da Montefeltro a mezzogiorno mangia la pasta, per dire, al palazzo, che poi diventerà palazzo suo. È una storia che non sta in piedi. Non sta in piedi proprio tecnicamente, perché io mi sono informato, ho studiato, come ho fatto con l'ingegnere, quando la roba non le so, chiedati ne sa più di me. Non era possibile arrivare di corsa da un signore della guerra dell'epoca e dirgli guarda che ho appena ammazzato tuo zio, vuoi venire su, cioè venivi fermato, ucciso prima di arrivare dentro il campo di Marte, dovevi far, c'erano dei cerimoniali, poi i cavalli di notte non galoppano, io non lo sapevo, si rifiuta di galoppare il cavallo, i film che vedete di Hollywood vengono girati di giorno e poi scurite le pellicole, perché un cavallo non va giù al galoppo come un matto di notte se non vede dove riesce ad andare. Andrea, ti devo interrompere perché ci stanno facendo brutti segni. Due minuti. Quindi Federico, con ogni probabilità, come poi farà dopo, perché era il suo modus operandi, è il regista della congiura che porta alla morte di D'Antonio. Questo è un dato di fatto praticamente inoppugnabile. Era il suo modus operandi, abbiamo ritrovato il documento, l'ho ritrovato sempre io, ma non perché sono più bravo, perché ho avuto la fortuna di mettersi le mani prima, che poi Simonetta ci ha tirato fuori il libro, dove dimostra che Federico da Montefeltro era anche quello che avevo ordito, era fatta nello stesso identico modo, la congiura dei pazzi, uguale, doveva funzionare così, lui che aspettava fuori, gli facevano i segni dentro la città, uccidevano il signore, lui entrava e prendeva il potere. Lui operava così. Ecco che allora a questo punto dobbiamo capire una roba importante. Andiamo pure avanti, adesso corriamo davvero. Ed entriamo, no, una sola, scusa. Stai andando avanti, non stai andando avanti. Eppure sono con quello dietro. Bravo. Ecco qui l'ingegnere che corriamo e arriviamo in un posto che è la stanza, perché ho detto che la loggia sopra è quella di Federico da Montefeltro. Perché questa qui sotto erano gli appartamenti di Ottaviano Baldini della casa, che abitava a Palazzo Ducale quando stava a Urbino. E sono le uniche stanze di tutto il Palazzo Ducale che presentano delle suite. Dalle spalle all'Occidente per rivolgerti all'Oriente. Ma al micro non sono riusciti a farlo, con le competenze che avevano a livello astronomico-astrologico in quel periodo. Possiamo pur bene andare avanti, questo qui ti arriva. Ma perché ci mandi via calci? 2 minuti! Dai! Ed ecco dove passava la radio di luce, c'erano anche delle finestre che si aprivano dentro, fatto tutto apposta, per passare qui e continuiamo ad andare ancora avanti. E il raggio di sole batteva, danzava proprio sopra l'altare, dove vi dico subito sotto, ecco che cos'era la flagellazione, perché vi ricordate voi perché era stata spezzata, era molto più spessa, la flagellazione non è mai stata un quadro, anche perché il Rinascimento non ha mai prodotto quadri. Cioè, non esiste che nel Rinascimento voi trovate un affare da appendere a una parete con un chiodo. Il Rinascimento ha sempre prodotto o tavole da incasso di boiserie o affreschi. Non esiste l'horror vacui rinascimentale, è famoso, è un muro bianco, non esiste in una casa nobiliare rinascimentale. O c'era una razza, o c'era un affresco, o c'era una boiserie dove si erano incastonate delle tavole, punto. E la flagellazione era una tavola da incasso. Dove era incassata? Era incassata in questo altare qua. Che cos'era questo altare qua? Andiamo avanti. Era niente poco di meno che il reliquiario di Ottantonio da Montefeltro, perché Federico farà uccidere Ottantonio, partecipa alla congiura, ma poi noi abbiamo due Federico, un Federico prima e un Federico post, un Federico che poi diventerà, lo vediamo nelle cronache, nei suoi report, Federico avrà degli incidenti terribili, uno una freccia che gli trapassa una spalla fosse un brone, per cui sta quasi per morire, non muore, all'epoca si moriva sempre di septicemia per questo errore, ne avrà un altro tremendo, colpo di lancia che gli sveglia un occhio e gli sfascia il naso, non muore neanche quella volta e non muore neanche quando in una congiura contro di lui probabilmente a San Marino cade da un terrazzo da 2 o 3 piani, si sfracella sulle rocce, ha una frattura scomposta, tibia, perone, femore e anca.
la statua di cera di Federico che hanno fatto, aveva una compressione fisica bestiale, proprio era fortissimo, e lui comunque ogni volta scrive: Iddio mi punisce per la mia terribile colpa. Cioè lui poi lo vivrà tutta la vita con un senso profondo di colpa, il fatto che per prendere Urbino, perché doveva, perché era destino, perché doveva farlo, perché era scritto nelle stelle, lo vive comunque come un vulnus per la sua anima, un atto di cui comunque deve chiedere perdono, e tutti congiurati con lui. E questo qui mi conforta di dire che è talmente chiaro la cosa, e ce lo rivela proprio Carpaccio, perché Carpaccio quando viene a prendere questa cosa, che per chi si intende di opera d'arte, fatto un percorso velocissimo, deve fare la faccia di Bessarione, la viene a prendere dalla flagellazione, gli piace talmente tanto che nella scena di sinistra non fa né più né meno che copiare la composizione, è canonico all'epoca. Cioè io uno dei mestieri che ho fatto per anni è stato lo sceneggiatore di fumetti, tante volte sono andato a litigare con qualcuno dei miei disegnatori e gli dicevo: oh, questa l'hai copiata da Frank Miller, la tavola, questa l'hai copiata da Villa, questa l'ho già vista su Dylan Dog, questa, perché lo fanno i disegnatori e gli artisti quando lo trovano, anche per omaggiare. E in questo caso vedete una porta, una chiusa, una aperta, vedete qui c'è uno scranno, che qui è vuoto, fatto in un certo modo, qui c'è sempre uno scranno. Vedete che insomma in parole povere ci sono delle cose che sono il soffitto a cassettoni, le scansioni ritmiche, soffitto a cassettoni e scansioni ritmiche, sono abbastanza similari. E mi permetto di dire che fa anche un atto, parlavamo prima di Jung, di un lapsus freudiano, cioè una citazione voluta, cita anche dove l'ha vista, perché questa loggia e questa cappella sono praticamente identiche e ci fa vedere anche a cosa serviva. Era un'anta ostensoria, la flagellazione, costruita su dei cardini, incardinata, e serviva nel reliquiario, era molto canonica questa cosa all'epoca, dove dentro poi Federico, e questo lo riportano sempre le cronache, rimase sconvolto quando entrò in Urbino e vide i resti scempiati di Antonio con la camicia rossa, che era la camicia notte, che era bianca, tutta rossa di sangue, che poi infatti Odantonio, andiamo pure avanti, abbiamo concluso, viene rappresentato nella flagellazione, che questo era il suo luogo originario, al di là secondo me di ogni ragionevole dubbio. Possiamo andare avanti? Questo ci costringe in certo modo a ripensare un po' tutto, anche quelle che sono le simbologie del Palazzo Ducale, perché chi c'è stato ultimamente sa che qui, allora vedete le logge, vi siete mai chiesti perché sono di tre livelli diversi, di tre livelli anche di finitura diversi, ci raccontano una scansione diacronica, è come se il tempo passasse in chiave evolutiva. Qui abbiamo un laterizio romano semplice, qui abbiamo uno stile che è un dorico più o meno, come abbiamo visto prima, ibridato, qui sopra abbiamo un corinzio evoluto, ancora più purificato, più rettificato in senso classico. E ma qui sapete cosa c'è nell'altare di questa stanza? Abbiamo la stanza dei lavacri del duca, del corpo, terra e corpo. Qui abbiamo la stanza con la cappella del perdono, la purificazione dell'anima, qui abbiamo lo studiolo, che è la purificazione dello spirito. Abbiamo visto che è un cammino ascensionale di purificazione che racconta la necessità di una purificazione, dove c'è la triade platonica di corpus, spiritus e animus. Quindi ci costringe anche a ripensare tutti i moduli figurativi del palazzo e del gioco intellettuale. Con la competenza, e oramai dobbiamo dirlo a tutti i livelli, la committenza diretta di tutto il lavoro da parte dell'unico genio che poteva coordinare questa cosa, che non era certamente Federico, ma era suo fratello, la cui grandezza più grande in assoluto è stata quella di essere tanto bravo e di amare tanto il fratello, di sparire proprio per le pagine della storia e per lasciare spazio alla gloria soltanto di Federico. Andiamo avanti. Quindi questo è il senso dell'opera, un ex voto magico-alchemico di stampo liberatorio, che raccontava come nelle discipline di Ottaviano Baldini, in cui lui praticamente eccelleva, che erano l'alchimia e le scienze astrali, altrettanto nella cristologia di cui eccelleva Bessarione, era una cosa abbastanza legittima. Ecco il parallelo, perché ho citato il fumetto, però dovete immaginare che gli unici due personaggi reali dell'opera sono Taviano Baldini, che ha appena fatto una domanda a Bessarione: caro Bessarione, nella mia disciplina era assolutamente logico che andassero le cose in questi termini, che Odantonio dovesse morire perché era scritto nelle stelle, perché poi ci sono delle simbologie che non faccio in tempo a leggere, le leggerete nel libro, canoniche, come l'idoletto alchemico che compare sopra, la nigredo rappresentata dal centro dove c'è messo Cristo. E non c'è fare? Quello ve lo spiego con calma dopo. Non ti spiego perché sono... No, è molto semplice. No, leggo nel libro. Ma ti spiego, guarda, la sai perché è musulmano? Questo è bellissimo,
no, il musulmano come il bizantino. Ti faccio una domanda, siamo nel 1474, adesso lo sappiamo. Come faceva Pio della Francesca a sapere come era un uomo che era nato, che viveva nella Galilea dell'anno 33 dell'era cristiana? Loro avevano, non esistevano mica i repertori, mica andavano su Wikipedia e gli dicevano immagini, riuscivano fuori 250.000 immagini, non esisteva mica l'archeologia ancora. Nel 1400 loro come riferimento visivo per fare un orientale avevano due modelli: o il musulmano con cui facevano gli scambi commerciali da poco ricominciati, o il bizantino. Non sapevano proprio come erano fatti. Ritornando alla cappella dei fratelli Salimbeni, avete visto come sono rappresentati i soldati romani? Cioè, sono tutti con delle armature medievali dove c'è lo scudo con scritto SPQR per identificarli, perché non sapevano proprio come erano fatti. Ancora non esisteva l'archeologia, non avevano riscoperto filologicamente come erano le armature romane, come era fatto un personaggio dell'epoca. Scusa, quindi vuol dire che è stato fatto prima della morte di Federico? Sì. Perché lui nell'82 è morto. Bravissimo, questo viene fatto prima della morte di Federico ed è fatto un ex voto magico liberatorio. Tu ti devi immaginare Federico che tutti gli anni andava lì a chiedere perdono ed era legittimato in quello che aveva fatto da quest'opera che raccontava la legittimazione sia cristologica, sia escatologica, che anche esoterica, perché poi quest'opera però dialoga con altre due opere, che sono la Pala di Brera e la Madonna di Senigallia, in maniera radicale, ma è un altro tema. E quindi quello è la luogo dovere, questo è quello che significava questo quadro. E ci racconta una storia che è interessante perché stimola a fare altre scoperte. La più, guarda, ve lo dico apertamente, la più entusiasmante delle quali è il lascito intellettuale che il conte Ottaviano Baldini della Carda ha dato a tutta questa terra. E il lascito noi non finisce Urbino, perché la grande tradizione di studiosi, soprattutto di discipline astrologico-alchemiche, sarà talmente ampio in questo territorio che giusto ce ne avete una propagine qui a due passi, che è la Villa del Balì, giusto per